Il Parma domenica troverà un Cagliari rilassato e con tante assenze. Sulla carta non dovrebbe avere problemi. È quanto ha affermato in sostanza il giornalista sardo Christian Seu, intervenuto telefonicamente ieri sera durante la 30ª puntata di Calcio e Calcio Più. Dopo la vittoria contro il Genoa della settimana scorsa, il Cagliari ha un piede e mezzo anche nella prossima Serie A. È un Cagliari che probabilmente ha meno motivazioni rispetto al Parma, ed è un Cagliari anche che si presenterà alla sfida di domenica con diverse defezioni. Ci sono diversi giocatori che stanno affollando l'infermeria da ormai qualche settimana. Oggi si è aggiunto anche Nenè, che nella seduta odierna ha rimediato un fastidio muscolare che probabilmente lo costringerà a saltare la sfida contro i Ducali. E ci sono anche due squalificati di peso, come i Barbo, che ha deciso la sfida di Marassi contro il Genoa domenica scorsa, e Avramov, portiere titolare, che sarà sostituito dall'ex Chievo Silvestri al debutto in maglia rossoblu. Al centro del dibattito anche il mercato, con le numerose voci che riguardano Parma e Napoli. E così, dal capoluogo campano, ecco il punto della situazione, soprattutto sul discorso Paletta, da parte del cronista di Radio Kiss Kiss, Diego De Luca. Benitez conosce benissimo Paletta per aver allenato il difensore del Parma in un periodo abbastanza breve nel Liverpool, quando Paletta comunque era ancora un giovane brillante e di grande prospettiva. Se però il Napoli dovesse davvero decidere di tentare di affondare il colpo e di portare Paletta a casa, la sensazione è che dovrà cercare di farlo prima dell'inizio dei prossimi campionati del mondo, perché è evidente che se Cesare Prandelli, commissario tecnico della nazionale, dovesse decidere di portare Paletta ai mondiali, se Paletta, come ci auguriamo, dovesse disputare dei fantastici campionati del mondo, allora è chiaro che la quotazione del giocatore salirebbe, De Laurentiis difficilmente insomma poi cede ai giochi al rialzo. L'abbiamo visto anche lo scorso gennaio, cosa è successo con Bonalonno. A proposito di Paletta, da segnalare anche l'interessamento delle ultime ore da parte del facoltoso club tedesco dello Schalke 04.